0. Buongiorno a tutti, bentrovati, sono Alberto Mazzoleni, partner di Ernst & Young. Oggi parliamo degli eco sisma bonus e analizzeremo l'efficacia della norma e le prospettive per gli operatori del settore. Ne parliamo con un parterre di ospiti importanti che ringrazio, in particolare ne parleremo con Massimo Antonelli, amministratore delegato di Ernst & Young per l'Italia, con Riccardo Fraccaro, onorevole e padre della norma e quindi per noi una presenza veramente molto importante con cui ci confronteremo, Flavio Monosilio, direttore affari economici, finanza e centro studi dell'ANCE, Giuseppe Di Raimondo Metallo, direttore generale Casa e Housing Sociale Regione Lombardia, Roberto Bonadonna, responsabile Supply Chain Finance Banco BPM e Alexia Pinter, partner studio legale tributario di Ernst & Young. Passerei la parola a questo punto a Massimo Antonelli per i saluti e per l'introduzione ai lavori. Grazie. Bene, buongiorno a tutti e voglio ringraziare anch'io gli ospiti, i graditissimi ospiti che hanno accettato il nostro invito per parlare di una misura così importante, in un momento, direi, in un contesto unico. Perché parlo di un contesto unico? Perché, insomma, è stato appena definito il PNRR che... Insomma, è una misura che dovrebbe portare in Italia una montare di risorse veramente straordinarie, finalmente pronte, diciamo, per il rilancio del nostro paese. La campagna vaccinale sta accelerando in maniera significativa, quindi è un momento in cui si può guardare al futuro con un certo ottimismo. E vogliamo farlo diciamo parlando di una misura molto importante, diciamo, per il rilancio del nostro paese, perché è una misura che incide sulla transizione ecologica del nostro paese con impatto su molti aspetti, quindi sulla sostenibilità ambientale, sull'energia, sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare e anche con un potenziale impatto molto significativo per la ripresa economica di un settore in forte sofferenza da anni come il settore delle costruzioni. Insomma, una misura veramente, veramente importante. Ecco, noi in questo momento, in questi momenti come questi, vogliamo far dialogare e supportare le aziende, farle dialogare con le istituzioni, appunto, come faremo questo incontro e con i manager, mettendo a disposizione le nostre competenze e le nostre idee. Devo dire che una misura come questa richiede competenze piuttosto trasversali, quindi da competenze di natura legale o fiscale, magari per l'interpretazione di alcuni aspetti, diciamo della normativa, Piuttosto che competenze digitali. Noi abbiamo voluto anche sviluppare un tool che alleggerisca, diciamo, tutti i nostri clienti da tutti quelli che sono gli oneri per la gestione amministrativa, diciamo relativi a questa misura e diciamo ci vogliamo porre come interlocutori, come chi con le proprie competenze può supportare tutti quanti gli stakeholder. Ecco, diciamo che noi vogliamo portare avanti questi discorsi con un obiettivo: consentire il rilancio del paese e
fatemi dire, cercando di contribuire alla creazione di un circolo virtuoso di fiducia. Quello che serve al rilancio del nostro paese sono sicuramente risorse importanti che arriveranno, ma anche ricreare un clima generale di fiducia nel futuro. Ecco, voglio dare in proposito alcune così, informazioni che sono emerse da uno studio recente. Noi abbiamo condotto insieme ad SVG e abbiamo intervistato quasi 400 manager. Ecco, chiaramente emerge come la stragrande maggioranza degli intervistati, più del 70%, ritenga che questa sia una occasione fondamentale per il rilancio del paese. Quindi c'è una grandissima aspettativa. Ma attenzione perché più della metà delle persone intervistate, quindi il 55%, pensa che l'Italia non saprà utilizzare tutti questi fondi. Ora c'è quindi, e questo è purtroppo legato un po' alla nostra storia, un clima, come dire, un po' di diffidenza, di speranza di riuscire a gestire queste risorse importanti per il nostro paese, ma anche di riuscire a cambiare quello che storicamente non siamo riusciti a cambiare. Sappiamo tutti, che per farlo sarà necessario agire con delle riforme importanti, ad esempio della pubblica amministrazione. Sappiamo che, insomma, per sfruttare appieno questa opportunità dovremo impegnarci tutti quanti in maniera integrata. Ecco, questo è quello che, come dire, di cui ha bisogno in questo momento il nostro paese. Quindi, ecco, noi di UI vogliamo mettere a disposizione le nostre competenze. Appunto, in tutti gli aspetti diciamo che sono richiesti e contribuire al dialogo e al rilancio di questo paese. E appunto lo faremo oggi con un parterre d'eccezione e parleremo di questa che è una delle misure più importanti diciamo per la transizione ecologica. Io vi ringrazio, non voglio togliere altro spazio al dialogo e passo e ripasso la parola ad Alberto Mazzoleni. Grazie Massimo. Grazie Massimo. Come diceva il nostro amministratore delegato, EY si pone questa missione di agevolare il dialogo e per agevolare il dialogo in un momento digitale, abbiamo appunto pensato ad una serie di seminari in realtà, a una serie di webinar. Il primo sarà quello che trasmettiamo oggi. Ne stiamo progettando altri due. Uno sarà focalizzato sulle tematiche di natura finanziaria, quindi un confronto tra gli operatori finali acquirenti dei crediti, una tavola rotonda destinata solamente a mettere assieme le practices di tutti gli operatori che fanno questo di mestiere, banche non solo. E poi un altro webinar che sarà invece destinato agli addetti ai lavori, quindi dagli ingegneri agli amministratori di condominio, all'Agenzia delle Entrate, che è uno interlocutore sempre assolutamente importante. E quindi ci riproponiamo di, diciamo così, reinvitarvi a questi altri eventi che saranno organizzati prima delle vacanze. Non sottraggo altro tempo e passo la parola all'onorevole Riccardo Fraccaro, che, come tutti sappiamo, è il padre ideatore di questa norma, e ascoltiamo, come dire, la sua visione, la sua testimonianza su quella che è la situazione e quelle che sono le prospettive, diciamo, di questa importantissima norma. Grazie, prego, onorevole. Grazie, buongiorno a tutti, spero che si senta bene. Se mi fate un cenno così, io, perfetto. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e anche grazie per aver organizzato questa serie di appuntamenti, di confronti. Anche perché ho sempre detto pubblicamente, continuo a ribadirlo, che questa misura sarà tanto più efficace quanto più tutti gli attori si parleranno e si confronteranno in un unico tavolo. E adesso vediamo perché. Innanzitutto, l'obiettivo della norma
Anche questo lo dico spesso, la norma non nasce con la pandemia, ma viene approvata con la pandemia, cioè nasce da una visione che è quella che poi che sono stati poi gli obiettivi indicati da Antonelli, cioè dal vostro CEO, di Ernst & Young Italia, cioè quello di abbinare crescita economica e transizione ecologica. Quindi mi sono sforzato, ci siamo sforzati di immaginare una misura che potesse andare in quella direzione, perché secondo me questa è la direzione che deve necessariamente intraprendere il nostro paese, ma direi il globo terrestre, la società umana, perché la transizione ecologica è la più grande sfida che abbiamo di fronte. Se non la vinciamo, abbiamo la catastrofe dei cambiamenti climatici dall'altra parte, ma io sono convinto che vincerla significa anche vincere il problema della crescita economica e dell'occupazione. Quindi abbiamo cercato di individuare una misura che potesse convogliare queste due forze, unirle e dimostrare che questo percorso è fattibile. In realtà aggiungerei un'altra gamba, un altro obiettivo che spesso è sottovalutato, di cui magari ne possiamo parlare. E non viene esplicitato, anch'io spesso non ne parlo, anche perché credo che sia più conseguenziale. Quando tu riesci a coniugare sviluppo economico e transizione ecologica, è più facile che venga da sé un altro obiettivo altrettanto importante, che è la solidarietà sociale. Perché la transizione ecologica abbinata allo sviluppo economico porta con sé più facilmente la solidarietà sociale, come elemento che fa parte di questo percorso. Di cui che devi ovviamente attenzionare, per esempio nel superbonus non si dice mai, ma è compresa anche la domotica e il superamento delle barriere architettoniche che vengono comprese nel 110%, per fare solo un esempio. Ma insomma, questo non è l'argomento di oggi. Volevo solo far capire che quando tu riesci a abbinare le due cose, sviluppo e transizione ecologica e anche la solidarietà sociale, la tutela sociale. Che cosa serve però per raggiungere questo obiettivo? Serve un'impronta politica, una visione politica molto forte. Noi dobbiamo entrare nella mentalità, io credo, che questo percorso, questo nuovo cambiamento economico della società passa per un intervento pubblico molto forte, molto radicale. Un pubblico che non deve sostituirsi al mercato e al privato, ma deve indirizzarlo in maniera radicale perché la transizione ecologica impone dei cambi di paradigma e di cambi strutturali radicali. Pensiamo solo appunto al superbonus che interviene sull'edilizia privata. Noi per raggiungere i target europei del 2050 dobbiamo avere emissioni zero. Ora, pensate alle nostre abitazioni in Europa, le abitazioni private, pensate che queste abitazioni private devono tutte essere di emissioni zero entro il 2050. Quanto lavoro dobbiamo fare? Un lavoro enorme. Quindi non abbiamo nemmeno la capacità produttiva per realizzare questa transizione, il che significa che abbiamo una grande necessità di crescere nell'offerta e crescere nella domanda. Ecco, per ottenere questo risultato, la domanda a cui ci siamo posti è stata: come faccio a portare la società italiana a ristrutturare dal punto di vista energetico le nostre abitazioni? Dovevamo lavorare sul lato per non interrompere. Tra l'altro senza manipolare il mercato, ma orientandolo e facilitando questa presa di direzione, intervenendo sul lato della domanda. E in un momento di crisi economica, la domanda, per crescere la domanda in questo settore, è necessario che fosse estremamente agevole e conveniente a chiedere la ristrutturazione, tanto da diventare praticamente gratuita. Quando è stato pensato questa misura? È apparsa a tutte le istituzioni a cui la proposta quasi eccessiva, inverosimile, con la pandemia è diventata addirittura fondamentale. Ora, noi siamo in questo momento storico, dobbiamo pensare in grande e in maniera radicale, superando steccati ideologici che ci hanno connaturato negli anni passati, inventando un mondo che ancora non c'è e senza spaventarci della mole di lavoro che abbiamo di fronte. E anche dell'intervento dello Stato che la politica deve fare oggi nella società, che non è un intervento contro il mercato, ma a favore, e lo dimostra il superbonus.
Una cosa, un altro elemento importante è che quando noi abbiamo pensato al super bonus, per realizzarlo, senza avere come questo come priorità, abbiamo necessariamente coinvolto tutti gli attori della società. Perché per fare il super bonus, per renderlo così accattivante, abbiamo necessariamente coinvolto gli enti pubblici, i cittadini privati proprietari, le aziende, i professionisti, gli artigiani, le banche e il settore finanziario. Cioè non c'è nessuno escluso. E questo non è stato frutto di un ragionamento a prioristico, ma per raggiungere quell'obiettivo ci siamo accorti che non potevamo fare a meno di nessuno di questi settori. Perché? Perché comunque questa è la transizione. Cioè se noi vogliamo cambiare il nostro paese e renderlo economicamente ecologicamente sostenibile, non c'è un settore che può dirsi fuori. La cosa, e tutti i settori devono necessariamente fare la loro parte. La cosa positiva è che tutti i settori ne guadagnano, perché il superbonus lo dimostra. Ne guadagna il cittadino, come ci guadagna la banca, come ci si guadagna l'artigiano, come ci guadagna l'impresa, come ci guadagna il professionista, come ci guadagna il settore finanziario e il mercato dei capitali. Ci guadagnano tutti, ma tutti devono fare il piccolo pezzo, devono portare avanti un piccolo pezzo del percorso perché il risultato finale si porti a casa. Questa è la transizione. Il modello di transizione, di economia circolare, di transizione sostenibile richiede questo, collaborazione. Proprio perché tutti gli attori sono coinvolti per raggiungere un obiettivo è una misura estremamente complessa. Sono il primo a dirlo. Perché? Ma non tanto perché il singolo passaggio è complesso, poi lo vediamo. È complesso perché tutti devono lavorare allo stesso percorso. Ed è la sfida che ci abbiamo di fronte, tutti quanti insieme. Cioè la capacità di collaborare, che è la grande deficit italiana. Noi italiani, il modello economico italiano, il cittadino italiano è mediamente la nostra struttura sociale, una struttura molto individualista. Noi siamo soccombenti spesso anche rispetto ad altri paesi europei e paragonabili ai nostri perché facciamo poco squadra. Quando facciamo squadra siamo imbattibili. La nostra cultura economica sociale è molto più individualista. Se vogliamo vincere le sfide del super bonus e delle sfide della transizione e anche in generale delle prossime, anche solo del Green New Deal europeo, del PNRR, queste sfide le possiamo vincere solamente se facciamo squadra. Cioè se ogni pezzo della società fa il proprio dovere, lo fa bene, porta avanti la carretta, sapendo che però se ognuno lo fa ci guadagniamo tutti. E chiunque abbia fatto un intervento di super bonus ha capito esattamente di cosa sta parlando. Perché il condominio, c'è l'assemblea condominiale in cui tutti i condomini devono fare la loro parte, perché c'è anche un condomino che è vero che è maggioranza assoluta, ma che ha un abuso e non lo sistema, che rallenta, che non partecipa all'assemblea, non si va avanti. L'amministratore condominiale deve informarsi, deve lavorare, deve portare avanti, convincere, deve sentire gli operatori. Le aziende devono investire, devono aggregarsi, devono parlare con i professionisti, devono andare in banca, devono lavorarci. La banca deve finanziare, eccetera, eccetera. La banca deve trovare qualcuno che magari dà un sostegno nel svolgere le pratiche, come fate voi. E quindi è un mondo che si muove. Basta che salti uno e quel condominio non si ristruttura. È la stessa cosa delle sfide del futuro. Cioè il comune deve fare le pratiche, che è un problema di cui immagino parleremo. L'Agenzia delle Entrate deve rispondere velocemente alle domande, altrimenti si blocca tutto. È un sistema. Quindi quando abbiamo messo in moto il super bonus, ci siamo accorti, io sto parlando forse troppo, ditemi quando devo zittirmi, ci siamo accorti che appunto il super bonus andava incontro alle difficoltà che sono le difficoltà e le mancanze proprio tipiche, strutturali del nostro sistema economico-sociale. L'alta burocrazia, la difficoltà di fare squadra, un sistema bancario che spesso, proprio per le regole bancarie che deve rispettare, ha difficoltà a finanziare la piccola e media impresa, la presenza eccessiva nel nostro paese di imprese micro e non strutturate, nel settore dell'edilizia questo è molto diffuso,
il fatto che queste società, queste imprese dell'edilizia non abbiano la propensione, non abbiano la cultura a fare squadre, a aggregarsi, la litigiosità condominiale, quindi tutte le strutture, le classiche difetti del nostro sistema paese, come anche le sue qualità, che poi alla fine riescono a fare sì che i dati oggi del super bonus siano comunque eccezionali. Io sfido chiunque, qualunque altra misura, in 3 mesi a fare 1 miliardo di investimenti calati a terra, in 3 mesi, degli ultimi anni. Adesso io vi do i dati del 27 aprile, siamo a 1 miliardo e 6 di asseverazioni e quindi di lavori certificati, non quelli programmati e iniziati, ma sto parlando di quelli certificati, 1 miliardo e 6 per cantieri con almeno una certificazione, non iniziati, con una certificazione per 14.000 in 3 mesi. Quindi io non ricordo un'altra misura così calata a terra in tempi, in questi tempi in Italia, che ha un trend. Ad aprile abbiamo fatto più 45% di crescita del super bonus. Ovviamente ha avuto dei primi mesi molto comunque lenti prima di iniziare, perché il sistema ha dovuto capire la norma e digerirla e iniziare a programmare. Adesso si sta crescendo al ritmo del 50, i primi 3 mesi del 100%, adesso intorno al 50% ogni mese, il che significa, ci fa ben sperare per quest'anno di aver raggiunto i target per la fine dell'anno. Ma la cosa, nonostante tutti, perché questo avviene? Perché nonostante tutte le difficoltà, il fatto che ci sia su una difformità, che ci sia una lentezza nel rispondere del condominio, del comune, tutto quello che volete, la potenziale domanda è talmente vasta che anche se noi solo considerassimo come lavori da fare gli immobili italiani che non hanno nessun difetto e sono pochi percentualmente, perché poi ci siamo accorti che abbiamo un patrimonio edilizio di cui i proprietari non sanno se è conforme o meno a quello che hanno comprato, e si trovano spesso una finestra che non è prevista nel progetto originario, una porta che non c'è, e quindi anche un'opportunità per, insomma, andare a sistemare tutto questo patrimonio. Ma anche se andassimo a considerare solamente quei pochi che non hanno problemi, non ci sarebbe probabilmente la capacità produttiva del paese di rispondere alla domanda. Ed era esattamente l'obiettivo che io avevo all'inizio, cioè creare una domanda superiore all'offerta, perché se solo l'unico modo per orientare il mercato e creare una domanda per dirigere un mercato dove il mercato non sta andando bene, è creare la domanda che non c'era. E una domanda superiore all'offerta è l'unico modo per far sì che le imprese investano su quel settore, facciano investimenti e assumano. Ed è quello che stiamo sperimentando in questi giorni. Se voi guardate i dati occupazionali, l'unico settore in cui in epoca pandemica, nell'anno della pandemia, è cresciuta l'occupazione è il settore delle costruzioni. Questo è il dato più importante, secondo me, che ci fa capire qual è oggi, il modello economico da seguire, che è esattamente questo, dal mio punto di vista. Adesso siamo di fronte ad un'altra sfida tipicamente italiana, cioè noi in Italia, anche quando facciamo le cose belle, tendenzialmente poi non le abbandoniamo, non sempre, eh. Magari facciamo le cose prima degli altri, poi però le lasciamo andare. E questo nel settore economico è un dramma, perché non permette la programmazione. Ora, quello che noi stiamo chiedendo a gran forza, quello che è secondo me prioritario in questo momento storico, è dare certezza agli operatori per permettere agli operatori di fare programmazione. Quindi anche questo dibattito sulla proroga da fare a fine anno o da fare prima, il tema è semplicemente questo: se noi lo diciamo a fine anno che c'è la proroga 2023, per fare un esempio, non consideriamo che noi, dilatando così la certezza a fine anno, portando alla fine anno la certezza per gli operatori, impediamo di fare politica industriale, cioè di programmazione aziendale, che è la cosa che spesso le aziende ci rimproverano alla parte politica. Quindi,
di tutte le possibili migliorie che possiamo dare al superbonus, io credo che la più importante è proprio questa, per permettere di fare un po' di politica industriale in questo paese. Un'altra cosa molto importante, e poi finisco perché il mio tempo credo sia scaduto, poi se ci sono domande, è questo, che questa misura, che quando è stata proposta ai vari ministeri, prima della pandemia, era percepita come qualcosa di irrazionale, stratosferico, come una boutade. Ecco, sottosegretario Fraccaro, va bene, l'abbiamo letta, però non si farà mai. Questa era un po' l'impostazione. Oggi, che l'abbiamo fatta solo perché c'era stata un'apertura mentale dovuta al Covid, il Covid ha permesso anche di aprire la mente un po' di più, perché si sono cercate delle soluzioni innovative rispetto al passato. Ecco, io eviterei ogni volta di aspettare la crisi per fare cose innovative, però così è stato. Anche nonostante questo, abbiamo fatto una misura eccezionale. Se noi andiamo a vedere gli studi, in particolare è stato commissionato uno studio alla LUISS per capire l'impatto reale, si va a vedere che lo sforzo del pubblico per orientare in questo modo il mercato verso una direzione positiva per tutti e non per pochi, fa sì che il ritorno per lo Stato sia superiore al costo iniziale. Perché secondo lo studio della LUISS, che è stato pubblicato e quindi tutti lo possono verificare, di fronte a 8 miliardi di spesa pubblica per il superbonus, l'effetto moltiplicatore fiscale è pari a 3,4, vuol dire che produce più di 30 miliardi aggiuntivi di PIL, vuol dire che lo Stato, di fronte a 8 miliardi spesi inizialmente, ha un ritorno, solamente un ritorno diretto, senza considerare i ritorni indiretti, pari a quasi 8 miliardi. Quindi vuol dire che alla fine il costo è zero per lo Stato, perché ciò che spende poi gli rientra come maggiore tassazione. E questo senza considerare l'emersione. Se consideriamo l'emersione, c'è guadagno per lo Stato. E il superbonus fa tutto fatturato. Non puoi non fatturare, non puoi fare meno, perché sennò non te lo paga nessuno. E questo significa che effettivamente, se la transizione richiede uno sforzo eccezionale da parte del pubblico e dello Stato, per indirizzare la domanda e quindi il mercato, dall'altra parte ridà al pubblico tantissimo più di quello che ha fatto, se effettivamente poi questa transizione ecologica viene realizzata, perché è una transizione ecologica e sociale e solidale. Vabbè, io ho parlato già tanto, quindi mi fermo e se volete sono a disposizione. L'ultimo messaggio, se mi permette, ecco, il superbonus, cioè veramente non ci sono più differenze tra pubblico, privato, datore di lavoro, lavoratore, banche, creditori e debitori. In questo momento storico e nei prossimi decenni dobbiamo superare certe differenze, perché la transizione deve riguardare qualsiasi atto, momento, settore della vita pubblica o privata che sia. Quindi tutti, non c'è più nessuno che si può arroccare dietro una definizione, dietro un settore e può dirsi non coinvolto. E questo richiede un cambio di mentalità. Ricchi e poveri, ecco una cosa, scusate, una cosa che mi fa impazzire, è che spesso viene criticato il superbonus, è stato criticato perché permette ai ricchi di farsi casa gratuitamente. Quando le detrazioni erano il 60-50%, potevano permettersi solo i benestanti, perché quelli che non avevano la possibilità di scaricare o anticipare la liquidità non facevano interventi. Quindi, ma la verità è che non c'è neanche più la distinzione tra ricchi e poveri, tutti devono essere coinvolti nel momento della transizione. E quindi, come si fa a dire che il superbonus tutela i ricchi quando in realtà oggi permette, è frutto di una mentalità vecchia che non è più sostenibile. Oggi sia il benestante che quello che fa fatica a fine mese deve poter vivere in una casa che non inquini. Non c'è più non ci devono più essere questi steccati, e serve una capacità di visione che facciamo fatica ancora ad esprimere, ma che non è più rimandabile.
Grazie mille all'onorevole Fraccaro. Avremo veramente tante domande, ci stanno arrivando tantissime richieste di chiarimenti, però io procederei con la presentazione, gli interventi degli altri ospiti e così abbiamo anche il tempo per raccogliere e fare sintesi delle domande. Lascerei quindi la parola adesso al dottor Flavio Monosilio, che è direttore affari economici, finanze e centro studi di ANCE, che è come dire, uno dei player che più autorevoli dal quale ascoltare e sentire l'esperienza sua, ovviamente a nome degli associati. Grazie, prego dottore. Grazie a voi dell'invito e permettetemi di ringraziare e di complimentarmi con l'onorevole Fraccaro, col quale insomma abbiamo fatto, dietro al quale abbiamo fatto un lungo cammino. Ormai è più di un anno da quando fu presentata quella che poi sarebbe diventata la norma vera e propria, e è più di un anno che stiamo ragionando sugli effetti concreti di questa misura. Quindi grazie all'onorevole Fraccaro e al suo gruppo di decisori pubblici che ha affrontato gli obiettivi che lui ha descritto, perché lui ha descritto perfettamente quelli che sono gli obiettivi della norma, quindi la transizione ecologica e lo sviluppo economico attraverso il sostegno di un settore che in circa 11 o 12 anni ha visto più che dimezzare i comparti che lo compongono al netto della manutenzione ordinaria. Questo è un settore, quello delle costruzioni, che si è sostenuto in questi anni soprattutto per gli incentivi fiscali, che però avevano una caratteristica: erano rivolti a una dimensione individualistica, noi lo chiamiamo l'appartamento, cioè il 50%, il 65% hanno finanziato il settore, ma più di tutti hanno finanziato i produttori di serramenti, di caldaie. Non che questo sia sbagliato, ma era una dimensione appunto individuale che impediva di sviluppare un discorso che va verso una transizione ecologica vera e propria, cioè il salto di scala, l'edificio, perché è l'edificio che diviene in questo modo non più soggetto passivo del consumo energetico, ma diventa addirittura produttore, perché la norma, all'interno della norma c'è anche quel passaggio che è rivoluzionario, cioè ogni kilowatt non consumato dai pannelli fotovoltaici che usufruiscono di questi buoni questi bonus viene reimmesso nella rete, quindi sostanzialmente il condominio diventa un pezzo di una centrale diffusa sul paese. Questo è un passaggio che mi sento di sottolineare. Oltre al ringraziamento, ci danno i complimenti perché ha fatto un intervento che ha toccato davvero tutti i punti centrali. Adesso la difficoltà è la mia, che avrei dovuto apportare delle informazioni aggiuntive, ma lo faccio con grande piacere, perché obiettivamente, ripercorrendo alcune delle informazioni che lui ha dato, si è parlato di effetti. Gli effetti noi li stimiamo all'inizio prudenzialmente in circa 6 miliardi ogni anno di investimenti realizzati con questi bonus. Questo avrebbe avuto un effetto complessivo, appunto per la lunga filiera delle costruzioni, un effetto diretto e indiretto sull'economia nella misura di 20 miliardi rispetto di 20 miliardi di effetti complessivi. Quindi tutto quello che ha detto l'onorevole Fraccaro sugli effetti anche positivi per il bilancio dello Stato sono assolutamente, assolutamente veri. C'è un tema, anche questo affrontato dall'onorevole Fraccaro, che è quello della programmazione. Ha ragione, ci sono due aspetti che ci preoccupano. Il primo è l'assenza di una informazione tempestiva su una proroga determinerà un blackout nel processo di approvazione degli interventi più complessi, tipicamente quelli sui condomini. I dati del 28 aprile che citava prima l'onorevole ci danno l'indicazione di un aumento del peso dei condomini sul complesso di interventi. Ancora siamo molto bassi, i condomini sono sotto al 10% del peso complessivo in termini di numero, cioè soltanto il 10% degli interventi riguardano condomini, e questa è una cosa che è abbastanza normale, è molto più semplice intervenire
su una villetta piuttosto che su un edificio unifamiliare, perché poi anche qui faccio una piccola digressione. Spesso si parla di villette come se fossero solo le seconde case delle persone facoltose. Quasi metà della popolazione italiana vive in edifici unifamiliari o bifamiliari, perché c'è una grande distribuzione sul territorio. Non tutti gli italiani vivono nei condomini, come noi cittadini magari abbiamo facciamo l'errore di pensare. Moltissima gente vive come prima casa in un edificio unifamiliare o bifamiliare, pensiamo ai piccoli edifici dei nostri centri urbani o nei centri storici. Beh, detto questo, c'è quindi una risalita di questi interventi dei condomini più complessi. Ecco, io non vorrei che il tempo necessario per passare da una decisione assembleare alla fine dell'intervento necessario per contabilizzare e quindi per usufruire dei bonus supera mediamente gli 8 mesi, ma molto spesso va al di là dell'anno. In assenza di una proroga certa in questi giorni, in queste settimane, interromperebbe quello che è il normale flusso di processo amministrativo, diciamo così, necessario per intervenire sui condomini. Questo farebbe ridurre anche l'impatto sullo stesso 2021. Abbiamo fatto delle stime sulla base degli effetti. Il 45% dell'incremento ad aprile segue un incremento ancora più grande nel mese di marzo, cioè dall'8 febbraio, che è stato il primo osservatorio su questi incentivi, ad oggi gli importi e il numero sono saliti di circa 4 volte, quindi il 400% di aumento nel giro di 3 mesi è sicuramente un risultato importante. Questo che confermerebbe le nostre stime dei 6-7 miliardi nel corso del 2021, se non c'è un'indicazione di proroga adesso, rischia di far abbassare il soufflé. Quando si apre il forno, il soufflé crolla per mancanza di capacità di aumentare e di continuare a alimentare la pipeline degli interventi. Ma c'è anche un altro aspetto che la proroga potrebbe risolvere, che è quello che si sta osservando in questi momenti, che è l'aumento dei prezzi di alcuni materiali che scontano un razionamento nell'offerta. Ci sono dei prodotti che avrebbero bisogno di linee produttive e di scelte industriali dei produttori, che al momento non se la sentono di prendere, di investire su catene produttive in grado di raddoppiare la produzione, perché l'aspettativa è troppo bassa, è troppo breve, quindi non investono su questo aumento di capacità. Questo potrebbe, attraverso quindi le tensioni nell'incontro tra domanda e offerta, con un razionamento dell'offerta la domanda diventa eccessiva, potrebbero aumentare in misura considerevole il livello dei prezzi. Già si stanno osservando un razionamento di alcuni prodotti, come i cappotti, come i ponteggi stessi, quindi c'è una necessità di dare dei segnali al mercato. L'altro aspetto che ha trattato l'onorevole Fraccaro è quello della difficoltà. È un bonus molto generoso, non ci nascondiamo che quando negli altri paesi europei l'hanno sentito, hanno voluto tutte le informazioni, perché ci stanno guardando. Se funziona, può essere uno strumento che potremmo esportare come buona pratica di sostegno e sostegno della domanda aggregata attraverso gli investimenti privati. Credo che sia una risposta molto keynesiana da questo punto di vista, perché oltre che sostenere la domanda aggregata è anche in grado di migliorare le condizioni di produzione e di qualità della vita dei cittadini. È molto generosa sicuramente, ma è anche molto complessa. Tra la complessità, l'ha detto anche l'onorevole, c'è quello della conformità urbanistica. Ora qui noi stiamo dialogando con tutti, perché il tema della conformità urbanistica va affrontato e risolto. Non si può aspettare che la gente decida un intervento sotto la spada di Damocle, che prima o poi l'Agenzia delle Entrate possa fare degli accertamenti. Nessun ingegnere, nessun architetto, geometra si assumerà mai la responsabilità di asseverare qualcosa di non vero. Molto spesso il vero è che gran parte degli edifici, soprattutto nell'ambito dei condomini, è impossibilitato ad accedere. Noi abbiamo fatto un'indagine, l'abbiamo erogata alle nostre imprese. Lì emerge che circa il 40% degli interventi
viene meno nel momento della verifica della conformità urbanistica, esattamente il 37%. Ora c'è un problema. Questo 37% viene a valle della prefattibilità. Le imprese vanno davanti a un condominio, si accorgono che ci stanno 4-5 verande, già ti dicono che non si può fare. Quindi il tema della conformità urbanistica, secondo me, raggiunge, insomma, abbiamo fatto dei ragionamenti, oltre il 50% degli edifici. Il 50% di domanda frustrata nel paese è un dato, sinceramente, che va affrontato. Qui il problema qual è? Il problema è che l'articolo 49 del decreto 380 del 2001 dice appunto che per la fruizione dei bonus fiscali ci deve essere la conformità urbanistica. Questo è lo spartiacque. Ora, le ipotesi per cercare di bypassare il problema o di convivere efficacemente con queste problemi sono diverse, però tutte fanno riferimento a questa necessità di trovare soltanto per gli incentivi fiscali. Quindi io personalmente non voglio né parlare né sentire parlare di condono, non è questo il tema, però sicuramente un modo per far sì che i condomini non vengano penalizzati, per esempio per la veranda della signora al terzo piano o dell'attico che ha fatto una modifica sulle parti comuni dell'edificio, bisogna farla, bisogna rivedere un po' il lessico della norma sicuramente, ma c'è questo tema di fondo. Le altre, ci sono anche soluzioni, perché poi c'è tutto il problema dei trainati. Per raggiungere le due classi energetiche c'è bisogno anche di interventi trainati, quindi infissi, caldaie nel caso in cui non siano centralizzate, quindi è la coesistenza di questi interventi. Beh, la conformità urbanistica degli spazi interni, l'ha detto l'onorevole, è spesso un terno all'otto. Noi viviamo in case che all'apparenza sono completamente corrette, le abbiamo comprate, passato il vaglio della conformità dei notai senza nessun problema, esce fuori che quello sgabuzzino non compare sulla carta, la porta invece di stare qui è stata spostata. Cioè interventi di piccola entità che però determinano procedimenti di sanatoria che prendono molto tempo, la pandemia ha svuotato gli uffici pubblici, non c'è risposta in tempi rapidi da parte dei comuni, i comuni stessi si sono resi conto di questo e hanno proposto delle soluzioni per bypassare questa carenza anche della burocrazia, non in senso negativo, ma dell'apparato degli uffici, quindi le risposte da fare degli uffici. Infine, per discostarmi un pochino da quanto diceva l'onorevole, mi spiace che molti temi sono naturalmente sovrapponibili, ma chi osserva poi il mercato si rende conto che sono poche e ben identificate le cose veramente importanti. L'altro è l'aspetto finanziario. L'associazione dei costruttori che in questo momento rappresento dall'inizio, noi abbiamo un lungo periodo di osservazione del mercato, quindi abbiamo da subito riconosciuta l'esperienza creare dei collegamenti diretti col sistema delle banche. Le banche sono davvero, la vera rivoluzione di questa norma non è tanto il livello dell'incentivo, non è il 110% che rende così conveniente e così utile lo strumento. Secondo me è la possibilità di cederlo alle banche. L'ho visto perché nella nostra esperienza precedente, quando si poteva cedere soltanto alle utilities e quindi avevano ridotto il numero dei possibili cessionari, non è mai partito il mercato. Il mercato è partito e parte soltanto quando sarà possibile, quando è possibile e facilmente cedere il credito. Quindi le banche sono le vere protagoniste di questo intervento e, da protagoniste riconosciute, devono assumere un ruolo di protagonismo, di sostegno attivo. Ecco, anche qui la proroga potrebbe dare una maggiore capacità alle banche di attrezzarsi, perché noi vediamo che i tempi di risposta sono ancora troppo lunghi. Nel momento in cui un credito appare nel cassetto fiscale dell'impresa, viene trasferito il pagamento, impegna dei tempi incompatibili con una liquidità necessaria per comprare nuovo materiale, intervenire per finire, magari arrivare al secondo SAL. Dovrebbero essere velocissime queste procedure. Per non parlare dei prestiti ponte. Il prestito ponte, che è un prestito a brevissimo termine, in genere il tempo di un SAL, 2 mesi, che viene controgarantito dalla cessione del credito che si va formando, sono molto penalizzanti, sono molto lenti nell'essere erogati. Ora, non è questo
il luogo né il momento per creare delle, come dire, dei colpevoli. Non c'è questione di essere di colpevoli, è un mercato nuovo in cui tutti quanti stiamo cercando di regolarci e muoverci nel modo migliore per noi e per gli altri comparti. Per esempio, per quanto riguarda il settore delle costruzioni, stiamo cercando di risolvere un problema che ci viene chiesto dai condomini, quello di avere un interlocutore unico. Questa platea così diversa e diversificata di soggetti, asseveratori, erogatori del visto di conformità, quindi progettisti, direttori lavori, imprese che fanno i lavori, tutti questi sono, rendono ancora più difficile l'azione dei condomini. Beh, noi ci stiamo ponendo come general contractor. A me non piace chiamarlo così, perché general contractor evoca figure che hanno nel coordinamento il vero core business. Noi lo facciamo questo tipo di contratti senza ricaricare le fatture che vengono fatte, ma soltanto per cercare di facilitare la vita alle famiglie. Beh, questo è un ruolo che le imprese di costruzione stanno cercando di fare proprio per aggredire un mercato e per cercare di moltiplicare gli effetti. È vero, come diceva l'onorevole, che c'è anche un problema di offerta polverizzata, imprese molto piccole, imprese che non sono abituate a gestire processi così grandi. Per quanto riguarda, insomma, l'associazione, stiamo facendo dei percorsi di qualificazione. Molte imprese sono naturalmente, storicamente, esperte di questo tipo di interventi, sia nella sicurezza sismica sia nell'efficienza energetica, perché si parla sempre molto di efficientamento energetico, ma poco, secondo me, della straordinaria importanza degli interventi di riduzione del rischio sismico. Quindi, per concludere, per non rubare altro spazio, noi vorremmo, appunto, naturalmente, una proroga della normativa sulla conformità, scusate, una proroga della scadenza, una facilitazione, una semplificazione della normativa sulla conformità urbanistica. C'è un altro tema che mi permetto di sottolineare, che è quella grande diffusione di interventi nei centri storici, per i quali c'è una normativa un po' particolare che slega i trainati dai trainanti, però sinceramente è difficile raggiungere due classi dell'edificio se non si può intervenire né sul cappotto né sul fotovoltaico, quindi lì bisogna rivedere anche gli obiettivi. Così come mi aspetterei che ci fosse una spinta all'efficienza da parte degli istituti bancari, perché i tempi sono importanti. Qui gran parte del tempo della ciclo di vita di un incentivo è preso dall'attesa della decisione della banca, quindi questo va sicuramente velocizzato. Ci dobbiamo tutti migliorare, tutti dobbiamo adeguarci a questo nuovo mercato. Se lo facciamo tutti e sostenuti da scelte del governo che ci diano un orizzonte un po' più lungo, secondo me questa potrebbe essere davvero un'alternativa, o meglio un'altra grande colonna della ripresa dell'economia italiana. Insieme al piano nazionale di ripresa e resilienza, il 110% non sfigurerebbe come effetti sul settore, sull'economia e sulla transizione ecologica del paese. Bene, grazie mille, ringrazio il dottor Monsiglio anche per l'evidenziazione di quelli che sono gli auspicati interventi di cui poi diffusamente parleremo. Passerei la parola adesso al dottor Di Raimondo, che è direttore generale Casa e Housing Sociale Regione Lombardia. Regione Lombardia è quindi l'ente pubblico che è uno dei grandi beneficiari, dei potenziali importanti beneficiari della norma, che non prevede l'ente pubblico come soggetto, come dire, agevolato, ma prevede invece le aziende speciali, le ALER, le ATER o variamente denominate, delle regioni e degli enti pubblici, proprietari degli immobili, dove massimamente verrebbe intercettata sia la funzione sociale, cioè quella di riqualificare diciamo la situazione di immobili molto spesso in condizioni non ottimali, e quella anche ovviamente di permettere una riduzione del consumo energetico, in quanto questi immobili rappresentano, diciamo, una fetta importante dei cittadini delle grandi città. Quindi lascio la parola al dottor Di Raimondo, che ci racconterà qual è l'esperienza di Regione Lombardia e come Regione Lombardia si sta muovendo, sta pensando di muoversi anche alla luce della normativa speciale alla quale ovviamente Regione Lombardia e le aziende speciali sono sottoposte.
Grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie per l'invito, grazie anche alla testimonianza dell'onorevole Fraccaro che, diciamo, come dire, testimone che il lavoro del governo in questo momento, anche grazie al PNR, insomma, è attivo per il supporto a questo strumento. Io comincerei con una battuta: quando insieme alle ALER, cioè le aziende regionali per l'edilizia essenziale, abbiamo cominciato a parlare degli interventi sul super bonus, mi hanno detto, tutti dicono è facile e non costa niente. Ecco, allora mi hanno detto, guarda, che non è né facile né non è vero che costa niente. Cioè, in realtà, facevo riferimento a una procedura piuttosto complessa, l'onorevole ha detto c'è bisogno della collaborazione di tutti e soprattutto per gli enti pubblici o quantomeno per le aziende pubbliche che lavorano e che possono fruire di questi benefici, può come dire, costare qualcosa e adesso lo vediamo. In Regione Lombardia abbiamo una alta concentrazione di edifici di edilizia essenziale pubblica, 160.000, di cui 100.000 di proprietà delle ALER, e 60.000 di proprietà dei comuni. Nella sola città di Milano la proporzione è di complessivamente 60.000 alloggi, di cui 35.000 di proprietà delle ALER e 25.000 di proprietà dei comuni. Sin dall'inizio le ALER hanno di fatto cominciato a fare degli interventi piccoli di prova sul beneficio, in particolare anche riconvertendo in corsa alcuni interventi di manutenzione straordinaria compatibile, coerenti con questo strumento. Ma sostanzialmente mi pare che fondamentale per gli interventi per gli edifici di edilizia essenziale pubblica ci sono tre grandi aree di incertezza o quantomeno di attenzione. Allora, uno è la prefattibilità, no? Noi è una prefattibilità per verificare su quali interventi si può costruire, cioè quali ti consentono di fare i due salti, diceva prima il dottor Monzillo dell'ANCE. Per esempio su Milano una prima prefattibilità ti dice, anche per i problemi legati al centro storico e agli edifici storici, che è meglio andare su quelli costruiti dopo il 1970. L'altro aspetto della prefattibilità sono gli abusi edilizi. In un contesto di edilizia essenziale pubblica, anche limitandosi alla sola parte esterna, non è difficile incontrarlo. Il terzo, sempre in un contesto di edilizia essenziale pubblica, è incontrare, diciamo, un contesto abitativo vivace che non consente, diciamo, un po' troppo vivace, che non consente di tenere bloccato un edificio con i ponteggi per un anno o per qualche mese. Sono dati di contesto, contingenti, concreti, con cui l'amministrazione deve fare i conti. L'altro aspetto per le aziende di edilizia pubblica è la scelta del modello di intervento, cioè dell'intervento diretto attraverso un normale appalto, più o meno appalto integrato, oppure scegliere la via attraverso lo sconto in fattura del partenariato pubblico-privato, cioè tentare la grande carta del rischio zero, diciamo, ok? Del rischio zero. Esternalizzare il pacchetto completo che va dalla progettazione fino allo sconto e alla cessione del credito. Il terzo punto è il punto delle capacità, quindi delle debolezze più o meno strutturali delle aziende di edilizia essenziale pubblica. Uno, di capacità finanziaria e quindi di capacità di accesso al credito. Due, di capacità tecnica, quindi della progettazione, una mole così significativa di immobili comporta una capacità di progettazione o di organizzazione anche della progettazione esterna non indifferente. La terza è tutti gli aspetti legati alle certificazioni.
E allora per questo, diciamo, questi punti di attenzione si, in qualche modo si trasformano in richieste, in punti di debolezza. Uno, l'accesso al credito. Sì, le banche devono avere un ruolo attivo, diceva il rappresentante dell'ANCE. Io direi che anche nella migliore delle ipotesi di scelta di esternalizzazione da parte delle nostre ALER è necessario un capitale di avvio, ed è necessario o potrebbe essere necessario il supporto di una sorta di fondo di garanzia a sostegno dell'intervento e delle ALER. Perché? Per l'altro aspetto, per tutto quello che anche qui gli interlocutori prima hanno chiamato certezza della procedura, certezza dell'intervento. C'è una certezza legata ai tempi. Abbiamo detto le ALER scontano, o meglio, hanno il vantaggio, gli interventi pubblici di edilizia essenziale pubblica hanno il vantaggio di avere qualche mese in più, a condizione che il 60% degli interventi sia completato a fine dicembre 2022. E tuttavia non avere certezza sui tempi, in tempi rapidi o in tempi certi o in tempi congrui, ecco, come dire, inibisce o rallenta la programmazione. L'altra è quella appunto degli abusi, anche qui siamo d'accordo che bisogna in qualche modo o come dire, razionalizzare o come dire, andare per categorie rispetto agli abusi possibili e agli abusi ammissibili, sanabili o non influenti rispetto alla procedura. La semplificazione della procedura quanto più possibile. Io aggiungerei anche due aspetti. Uno, la formalizzazione di una sorta di paracadute, di una procedura paracadute in caso di fallimento dell'obiettivo del 110. Cioè, gli interventi elegibili al 110 sono anche elegibili perché il rischio concreto che le aziende di edilizia essenziale pubblica vedono è che si parte per scontare, per detrarre il 110, ci si ritrova con un buco nell'acqua e con un peso, diciamo, di debito ancora più significativo sulle proprie spalle. L'ultimo è l'indetraibilità dell'IVA, cioè quando un'azienda come le A di edilizia essenziale pubblica interviene, ha un costo indetraibile dell'IVA che in questo caso è di circa il 10%. Anche qui un intervento potrebbe essere pubblico anche all'interno del PNR o all'interno della spesa ordinaria, una sorta di compensazione di questi costi sotto forma di premialità per aver raggiunto alla fine. Sono preoccupazioni che derivano da che cosa? Derivano da una parte l'intenzione che c'ha Regione di dare delle linee guida per far partire e per completare, perché alcune ALER l'hanno già fatto, la prefattibilità di cui ho parlato prima. Dall'altro, la difficoltà che noi vediamo rispetto a mole molto significative di interventi che le ALER potrebbero e vorrebbero fare, ma che avrebbero bisogno di una significativa come dire, capacità di mobilitazione finanziaria, oltre al fatto di capacità delle imprese poi di poter aderire e di arrivare, cioè di arrivare al punto. Cioè, pensiamo soltanto che ALER Milano, che è una delle più grandi immobiliari pubbliche, diciamo, d'Europa, ha una ipotesi di due corsie preferenziali. Da una parte un grande appalto di circa 60 milioni già pubblicato in svariati lotti, e un altro con cui potenzialmente si potrebbe arrivare fino a 400 milioni di interventi da dare in partenariato pubblico o privato. È evidente che rispetto a una massa così significativa di interventi, i dati di contesto sulla certezza, sulla capacità di poter accedere al credito, di poter avere un paracadute
per non vanificare tutto lo sforzo e dall'altro poter anche avere come premio la detraibilità dell'IVA, la compensazione sull'IVA detraibile, secondo me potrebbe essere veramente un passo avanti. Grazie. Grazie mille, grazie al dottor Di Raimondo che ci ha illustrato le opportunità per il settore pubblico, ma i vincoli e le problematiche che ancora insistono e che probabilmente frenano l'avvio deciso di questa misura nel settore pubblico. Passerei la parola adesso al dottor Bonadonna, responsabile Supply Chain Finance di Banco BPM. Quest'oggi in rappresentanza del mondo bancario, del mondo finanziario, che più volte è stato citato, che è una colonna fondamentale, importantissima, senza la quale la misura dell'ecosisma bonus 110 non sarebbe potuta partire e non potrebbe funzionare in maniera efficace. Quindi lascio la parola e lo pregherei di spiegarci qual è il modello che utilizza Banco BPM per approcciare a questo problema e anche un po' qual è la sua visione sulle problematiche che ha sentito citate dagli altri ospiti. Grazie a lei, dottor Bonadonna. Grazie a voi, buonasera a tutti. Sì, ho sentito cose molto interessanti, sono stati toccati punti veramente focali. Lasciatemi fare solamente una considerazione iniziale, che mi è piaciuta la passione dell'onorevole Fracaro. Lo dico perché in misure di legge che diventano e che devono diventare interventi strutturali per la nostra economia, sentire la forza di una motivazione così grande sicuramente, secondo me, è di buon auspicio per tutti. Noi come Banco BPM ci siamo mossi con una certa urgenza perché ritenevamo appunto che la misura fosse importante, ne scaturisse un mercato che fosse di tipo tecnico industriale finanziario, in cui assolutamente ci dovevamo essere, e dovevamo esserci dando un segnale preciso soprattutto in primis alla nostra clientela evidentemente, ma nella maniera più diffusa possibile. È stato citato un paio di volte comunque la novità e la complessità della misura che è stata emanata, e direi una bugia se non dicessi che anche per noi è stata una corsa all'inizio il dover strutturare un'ipotesi finanziaria e un prodotto finanziario che avesse così tante implicazioni dal punto di vista tecnico, no? E anche una forma di interpretazione per quel che riguarda la valutazione di merito che presentava sicuramente delle novità, su questo non c'è dubbio. Detto questo, cosa abbiamo fatto? Noi crediamo di essere molto attivi e di modelli in realtà ne abbiamo creati due, perché la varietà delle situazioni che ci si ponevano sicuramente meritava un prodotto a gamma più diffusa. Perché due? Perché abbiamo cercato di rendere più agevole l'accesso alla banca, ai servizi della banca per i privati e per le piccolissime imprese, diciamo per semplificare laddove nasce, no, il beneficio del credito d'imposta, creando un veicolo che avesse anche degli aspetti fintech e di facilitazione all'accesso su piattaforma, proprio per l'estremo frazionamento della clientela che sapevamo sarebbe andata ad impattare. In poche parole, la prima domanda che ci siamo fatti e ci siamo resi conto immediatamente è che da soli non potevamo strutturare immediatamente una risposta a questa domanda, no? Giustamente
è stato citato prima dall'onorevole, lo scopo era proprio quello di creare una domanda che fosse immensamente più alta rispetto all'offerta. Per fare questo abbiamo scelto la via delle partnership per coprire, lasciatemi dire, il frazionamento, il dettaglio di tutte le richieste che sarebbero arrivate dai nostri clienti privati e piccole imprese. Abbiamo creato un vincolo finanziario che è dotato di una piattaforma e che si affianca di partner tecnici, legali, primari sul paese e che dà la possibilità tramite l'accesso in filiale al singolo cittadino, al singolo privato, di poter vedere, di poter presentare il proprio programma di ristrutturazione e vedere, secondo noi, con una buona velocità di risposta a questo punto, il suo progetto preapprovato per entrare appunto in un onboarding di piattaforma che lo segue in ogni fase del processo, per arrivare quindi poi appunto all'erogazione vendendo il credito alla nostra società finanziaria. Questo per coprire, come dicevo prima, lasciatemi dire, le necessità retail, insomma, della nostra clientela, compresi i privati. Certamente però abbiamo avuto, non dico un'intuizione, perché per carità non mi voglio coprire di meriti che sarebbero eccessivi, però sicuramente abbiamo pensato subito che in realtà il rapporto diretto con quelli che noi chiamiamo i grandi aggregatori, General Contractor, ma anche tutte quelle società industriali che rispetto alla propria filiera di installatori piuttosto che di partner dal punto di vista commerciale, avevano subito intuito che avrebbero dovuto creare per loro una copertura dal punto di vista sì finanziario ma addirittura psicologico, lasciatemi dire, che potesse rendere immediatamente virtuoso l'aspetto importantissimo dello sconto in fattura, che è stata veramente la grande novità, come sappiamo, di questo processo. Mi spiego, è evidente che grandissime società industriali hanno trovato la possibilità di essere ancora di più dei punti di riferimento del proprio brand e delle proprie linee di prodotto, facilitando i propri installatori, acquistando i crediti fiscali e creando per loro un'opportunità molto veloce che facesse appunto d'accesso alla finanza. Abbiamo stretto molti accordi con questi grandi aggregatori diretti, in modo che ad ogni scadenza mensile noi possiamo direttamente comprare questi crediti aggregati dai loro cassetti fiscali e chiudere quel cerchio che è stato citato prima, di cui io sono assolutamente d'accordo, dobbiamo essere assolutamente una parte importante, una presenza importante come coprotagonisti, no? È chiaro che la misura dello sconto in fattura e delle successive possibilità di cessione del credito portano sicuramente, no, per chiudere il cerchio virtuoso, all'operato delle banche, su questo non c'è dubbio. Quindi diciamo che il nostro sforzo iniziale è stato questo, cioè ci sta dando soddisfazione, ci permette di dialogare con il mondo delle imprese e non ho vergogna di dire di imparare. Noi nei primi 5-6 mesi di questa attività abbiamo imparato molto e abbiamo anche il vantaggio a questo punto di avere il polso della situazione, di capire come sta evolvendo il mercato, come sta evolvendo la richiesta, come stanno evolvendo i prezzi. Sono tutte tematiche molto importanti. Io devo dirvi che lascio poi alle domande, io adesso molto velocemente, non voglio portare via troppo tempo, ma voglio semplicemente spiegare appunto come abbiamo indirizzato la nostra offerta a 360 gradi. Ma tra le cose che ho sentito, è stato citato sicuramente l'onorevole Fraccaro, è stato citato da Monosilio, anch'io credo che una proroga della misura sia l'aspetto indispensabile, più prepotente addirittura. Ma questo perché, oltre a quelli che sono aspetti puramente tecnici
che tutti abbiamo intuito fin dall'inizio, devo dire che anche dal punto di vista degli operatori finanziari, poter avere un arco temporale che permette di costruire soluzioni diventa fondamentale. Mi spiego, un tema che non è stato toccato, ma che è un'immediata conseguenza dei numeri che sono stati citati prima, e che è l'ampiezza del mercato, conseguentemente, e che quindi potrebbe condizionare i prezzi e quant'altro, è sicuramente data dalla capacità compensativa delle banche quali principali attori, no, di questo mercato. È evidente che non è infinita, non è infinita nella misura in cui chiaramente c'è necessità di strutturarsi per capirne anche gli immediati effetti. Questo cosa significa? Questo significa che probabilmente il prorogare la misura significa innanzitutto poter destinare una parte più cospicua di questa capacità compensativa che c'è nel mondo finanziario banche con più confidenza, evidentemente. Vi do solamente un numero: noi la prima delibera che abbiamo fatto, penso che possa essere interessante, noi abbiamo già impegnato un plafond di 2 miliardi e mezzo di euro per acquisto di crediti d'imposta. Quindi questo è molto significativo e la dice lunga su quanto noi crediamo in questa misura e nella presenza nostra in questa misura. Certamente però l'aspetto temporale è dirimente. Io credo che noi vediamo che dopo un primo grandissimo movimento che c'è stato, interesse da tantissimi interlocutori, stanno incominciando da qualche settimana a porci problematiche di partecipazione in forme secondarie, no, di finanziamento di questo mercato. Sto parlando di veicoli di cartolarizzazione, di fondi specifici, sto parlando di un mercato secondario che pian pianino sta cercando di strutturarsi perché ha intuito che le masse sono talmente grandi da potersi permettere di studiare appunto un mercato secondario che prescinde, no, da quello che la capacità compensativa dei quattro principali istituti italiani lascia intravedere. Perché? Perché in questo gioco, con la tramitazione, se le banche principali diventano effettivamente dei market maker, è evidente che in questo gioco possono entrare anche controparti industriali molto interessate ad acquistare crediti d'imposta ed entrare nel circolo virtuoso finanziario che ne consegue. Ecco, quindi questo è molto importante, molto interessante. Di Raimondo ha citato la possibilità di ha stimolato la richiesta di un fondo di garanzia per agevolare gli interventi pubblici. Anche questo lo trovo una cosa interessante. Le banche, noi siamo sicuramente, crediamo di essere zelanti sui prodotti che abbiamo emanato a copertura dell'acquisto di crediti d'imposta. È chiaro che sarebbe bugiardo se non dicessi che c'è comunque, non dico assolutamente non preoccupazione, però c'è curiosità per vedere come sarà l'atteggiamento di agenzia delle entrate per tutti i casi di controllo che ricordiamo può tenere aperto per diversi anni dopo l'acquisto, insomma, del credito d'imposta, e per come reagiranno i ricorsi nei confronti dei soggetti interessati. È chiaro che queste sono particolarità che in qualche modo influiscono sull'aspetto, no, della valutazione di tutto il nostro impegno finanziario, pur essendo stata emanata la norma in una maniera molto chiara, soprattutto in merito alle responsabilità dei cessionari, no, in prima e seconda battuta. Quindi su questo devo dire che questi sono gli aspetti che per me più interessanti che sono stati e che mi sento anch'io di richiedere con forza per permetterci di strutturare al meglio il nostro servizio e il nostro impegno, insomma. Questo. Io non voglio portarvi via altro più tempo, lascerei magari più spazio per le domande se ritiene, oppure se ne ha già lei.
Bene, grazie mille. L'intervento, ovviamente, la visione della banca e del sistema finanziario è un tema molto importante su cui poi fra qualche minuto torneremo facendo una carrellata di domande. Adesso lascio la parola, dopo aver seguito con grandissima attenzione gli interventi che ci hanno tratteggiato veramente aspetti importanti di prospettiva e anche di natura storica di questa normativa. Invece lascio la parola alla collega Alexia Pinter, che è partner di studio legale tributario di Ernst & Young ed è una delle persone di riferimento nostre che si occupano in Ernst & Young delle tematiche non solo fiscali ma anche diciamo, di natura legale. Quindi lascerei la parola ad Alexia che ci diciamo così sintetizzerà alcuni degli aspetti maggiormente, come dire, gettonati, per usare un termine a tecnico, su questa normativa e diciamo consci poi che tutte le difficoltà, come diceva l'onorevole Fraccaro, noi le supereremo perché questa è una misura che assolutamente l'Italia come paese deve poter utilizzare. Prego Alexia. Grazie. Buongiorno a tutti e ringrazio della presentazione Alberto e ringrazio anche tutti gli ospiti, gli speakers che sono intervenuti fino ad ora e che hanno dato chiaramente una visione molto ampia in merito a questa agevolazione, a questo incentivo fiscale così importante chiaramente per i tre pillars, li andrei a definire, che ha diciamo sancito l'onorevole Fraccaro prima. E c'è un incentivo che è volto prevalentemente alla ripresa economica, alla crescita economica, alla transizione ecologica e chiaramente alla solidarietà sociale. E questi sono tre aspetti fondamentali. Chiaramente anche noi da un punto di vista diciamo di tecnico abbiamo un osservatorio molto ampio come UAI, abbiamo creato un tavolo unico anche noi al nostro interno che racchiude in sé una serie di competenze, la competenza fiscale, la competenza legale, la competenza di accountant, la competenza di ingegneri e questo ci ha dato la possibilità di avere queste competenze trasversali che ci hanno aiutato ad affrontare i tanti molteplici temi che le società e che i singoli, le persone fisiche hanno dovuto affrontare né ricorrere a questo incentivo. Incentivo, come è stato ribadito, ha aperto la possibilità a tutti di poter usufruire chiaramente di questa agevolazione, chiaramente tramutando questa agevolazione da detrazione in tax credit e questo è stato fondamentale. È chiaro che anche noi come osservatorio abbiamo visto che è un'agevolazione che è partita con parecchio lentezza, ha avuto un rallentamento, dovuto chiaramente come già diciamo detto anche dagli speaker precedenti a me, alle complessità burocratiche ed amministrative, ma dovute anche ad un quadro normativo fiscale, diciamo, non sempre molto nitido. Sono state tante le domande che sono state poste dalle società, dalle persone fisiche, a noi, ai nostri competitor, all'intero mercato, a tutti gli operatori coinvolti nel mercato per quanto concerne questa agevolazione così importante. Basti pensare ai molteplici interpelli che noi abbiamo posto, ma non solo noi come UAI, in generale, che sono usciti anche, che sono stati posti all'Agenzia delle Entrate. Non da ultimo, chiaramente, degli interpelli, anche quali è molto rilevante, ai quali è stata data risposta in merito ad alcune domande che hanno fatto delle aziende di costruzione. Cito questo perché appunto anche presente ANCE come ospita questo nostro webinar, che ringrazio, e che sostanzialmente ha posto in essere parecchi dubbi all'inizio sul ruolo del general contractor, sulla possibilità, no, sul perimetro di applicazione della detrazione dei corrispettivi fatturati dal general contractor in forza di un mandato senza rappresentanza per le prestazioni tecniche come le asseverazioni, visti di conformità nei confronti dei committenti. E questo ha creato dei rallentamenti proprio nel setup dei business model delle società, ma dei players che naturalmente hanno dovuto orientarsi all'interno di questo settore e di questo mercato. Devo dire che il chiarimento che è stato anche emanato dall'Agenzia delle Entrate in tal senso per un aspetto ha chiaramente chiarito alcuni punti, come appunto la possibilità della detrazione di questi corrispettivi che il general contractor sostiene in virtù di un mandato senza rappresentanza e che poi fattura chiaramente i committenti. Dall'altro canto chiarendo chiaramente che questi corrispettivi
non devono essere chiaramente rifatturati con una sorta di markup, di un sovrapprezzo, perché sostanzialmente questo è solo chiaramente un possibile nel caso in cui fosse svolta una mera funzione di coordinamento del, diciamo, del general contractor. Di conseguenza, da un lato, la chiarificazione che questi costi possono essere fatturati senza markup chiaramente al committente, dall'altro canto ha aperto un po' ulteriori dubbi sul fatto se gli ulteriori markup che vengono applicati su costi che il general contractor sostiene siano, diciamo, possano essere fatturati oppure no. E questo è un altro aspetto dove chiaramente dei chiarimenti dovranno essere naturalmente dati dall'Agenzia delle Entrate. Noi chiaramente siamo dell'avviso, come diceva anche prima il dottor Monsiglio, che sostanzialmente è riduttivo il termine general contractor per queste aziende di costruzione che svolgono un ruolo importante assumendo rischi e funzioni nel coordinamento dei subappaltatori di tutta la catena di fornitori che chiaramente opera all'interno del settore e che di conseguenza hanno chiaramente tutta una serie di funzioni e di rischi che svolgono in tal senso. Però non voglio adesso addentrarmi ulteriormente su tematiche fiscali ulteriori, come diceva anche il collega Mazzoleni e il nostro CEO prima, ci saranno ulteriori webinar che stiamo organizzando per poter snocciolare in maniera più dettagliata gli aspetti fiscali che si sono posti anche su altri ulteriori temi che non sono quelli del general contractor, ma anche quelli in ambito di sisma bonus, per esempio, ed altri mille altri quesiti legali, non solo fiscali, che ci sono arrivati. Però ecco, quello che vorrei appunto sottolineare è che proprio questo tipo di incertezza e questo effort amministrativo e burocratico ingente ha chiaramente creato questo rallentamento ed è uno dei motivi per i quali sostanzialmente questa auspicata proroga importante, una proroga che chiaramente potrebbe dare maggiore certezza agli operatori di settore su come chiaramente orientarsi, proroga che insomma ci aspettiamo arrivi subito. Detto ciò, l'altro aspetto molto importante che è stato sottolineato è quello di creare un tavolo unico che anche noi cerchiamo di creare coinvolgendo e portando al tavolo tutti gli operatori, ma soprattutto le istituzioni, e cercare di avere un dialogo, una collaborazione per poter riuscire a dare delle risposte pratiche, delle risposte chiare per quanto concerne, diciamo, l'applicazione di questo incentivo. Risposte che chiaramente dovranno essere date in maniera celere, in maniera chiara dall'Agenzia delle Entrate e naturalmente anche risposte che dovranno essere date anche da noi operatori collaborando chiaramente con chi opera sul mercato e con le istituzioni. Ed è proprio questo tavolo unico, questo sportello unico che è anche una delle semplificazioni che è stata richiesta da tutti gli operatori, diciamo, a livello di mercato per poter, diciamo, dare un boost e per velocizzare anche l'applicazione di questo incentivo così importante. Però ecco, un altro aspetto che ci piace sottolineare, ma che è anche stato detto anche dagli altri speaker precedenti a me, è proprio anche questa urgenza nell'applicare queste semplificazioni. Semplificazioni che sono urgenti e sono necessarie proprio per rendere più agevole questo incentivo e per poterlo anche applicare più velocemente, con maggior chiarezza, con maggior speditezza, direi. E una naturalmente delle semplificazioni che viene richiesta e che è stata anche detta prima da ANCE, ma non solo da ANCE, è chiaramente l'eliminazione della verifica della cosiddetta doppia conformità, perché chiaramente la conformità urbanistica, così come viene richiesta adesso, ha chiaramente posto parecchi vincoli e parecchi ostacoli. La previsione, per esempio, di un regime semplificato con la sola comunicazione di inizio lavori, oppure la definizione di impianto termico al fine di meglio perimetrare la portata dell'agevolazione, oppure la previsione anche di un'aliquota unica al 75% per gli altri bonus in ambito di ristrutturazioni edilizie e di riqualificazione energetica al 75%, togliendo tutte le altre aliquote pari al 36%, al 50%, all'80%. E poi ecco, un altro aspetto molto importante, forse sarebbe anche necessario un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla responsabilità a livello fiscale, perché sappiamo che naturalmente la responsabilità risiede in capo chiaramente a chi effettua la detrazione, a chi richiede la detrazione. Però, come voi avrete notato, i controlli che vengono richiesti sono tantissimi e questo naturalmente crea un workload ancora maggiore
che viene richiesto agli operatori e che comporta una maggiore lentezza nell'applicazione di questo incentivo. Quindi per cui anche questa non chiara definizione, quando si parla anche di concorso nella violazione, di cosa si intende esattamente, e perché magari una definizione più specifica, più definita da parte dell'Agenzia delle Entrate potrebbe anche creare forse una maggiore efficienza nell'effettuazione di questa moltitudine di pratiche di controllo. E questo forse è un altro punto auspicabile, un altro chiarimento auspicabile che venga fatto in ambito di Agenzie delle Entrate per poter agevolare gli operatori all'interno del settore. Quindi per cui diciamo questo è un panorama di semplificazioni che dovrebbe venire introdotto e che anche gli organi di stampa hanno raccontato sui giornali specializzati ultimamente e che sono comunque auspicabili. Io qua mi tacerei perché lascerei lo spazio alle domande delle persone che partecipano chiaramente a questo nostro webinar e ringrazio ancora tutti coloro che partecipano adesso molto ampi a questo nostro incontro e chiaramente ribadisco un ringraziamento ancora sentito a tutti gli ospiti che hanno partecipato e ripasso la parola ad Alberto Mazzolini. Grazie. Grazie Alexia. Abbiamo rispettato in maniera precisa i tempi, ci eravamo dati per la parte degli interventi che sono stati veramente assolutamente pregevoli. Allora, abbiamo raccolto veramente tante domande e abbiamo cercato di sintetizzarle, cerco di individuare quelle più ficcanti, tra virgolette, da rivolgere ai nostri ospiti. Partirei con l'onorevole Fraccaro. E magari gli porrei due temi che sono stati assolutamente molto ripetuti e ripetitivi nelle domande dei partecipanti a questo webinar, che sono veramente numerosi. La prima domanda è molto semplice e cioè, ma se proprio sulla proroga, se gli effetti come tutti noi che siamo tra virgolette addetti ai lavori sono così misurabili e misurati in maniera concreta, perché ci sono dei dubbi? Cioè cos'è che sfugge agli operatori nel fatto che le autorità, l'attuale governo, l'attuale Presidente del Consiglio, già nel piano nazionale di resilienza non ha previsto l'automatica proroga di questa norma. C'è qualcosa che ci sfugge, questo ci dicono un po' gli ospiti. E poi ne aggiungo subito un'altra, e cioè si è parlato di tutta una serie di semplificazioni, tra quelle che abbiamo citato, quindi l'esonero dalla doppia verifica della conformità edilizia fino alle agevolazioni sugli immobili nei centri storici, fino ancora all'aliquota unica. Ecco, questi sono temi concreti su cui si sta lavorando e che tempistica ci possiamo attendere? Darei la parola all'onorevole Fraccaro, perché mi sembrano due temi semplici ma veramente basilari per governare la fiducia e il comportamento degli operatori. Grazie. Sì, velocemente. Cosa vi sfugge? È qualcosa che sfugge anche a me, evidentemente. No, adesso parte le battute. Mi sono fatto questa idea che si sia promesso una proroga al 2023 per la fine dell'anno con la legge di bilancio per poter valutare quest'anno un po' la tiratura del superbonus e quindi adeguare poi anche le sborse economiche, immagino, nel senso che se poi dovessimo verificare che anziché 8 miliardi ci costa 6 nel 2021, insomma prorogarlo potrebbe richiedere uno scostamento minore, immagino che sia questa è stata la posizione, e comunque poter nella legge di bilancio fare una valutazione a consuntivo più dettagliata. Ritengo tuttavia
che questa, mentre comunque è positivo l'impegno del governo Draghi a prorogarla al 2020, almeno al 2023, prorogare tutte le tre tipologie, diciamo così, di interventi super bonus, IACP, condomini, case singole, al 2023, se ne tengo molto positivo questo impegno, ritengo tuttavia comunque poco ragionevole spostarlo a fine anno, perché è vero che la legge di bilancio si inizia a discutere a settembre, ottobre, ma è anche vero che viene approvata gli ultimi giorni di dicembre. Quindi noi sostanzialmente perché ragionevole? Perché andremo a perdere tutta la seconda parte dell'anno, perché anche se la promessa arriva da esponenti autorevoli di governo, anzi dal più autorevole perché è il primo ministro, tuttavia gli operatori non prenderanno impegni finché non ci sono i soldi messi nero su bianco da parte dello Stato. Nessuna azienda si permetterà di programmare o impegnarsi nei confronti di privati per un progetto, e iniziare addirittura cantieri sulla base di una promessa, ma tutti aspetteranno la conferma con la legge di bilancio, aspetteranno l'ultimo giorno, perché poi sappiamo che la legge di bilancio, finché non è pubblicata in gazzetta, non è efficace. Quindi cosa succederà in un simile caso? Che perderemo l'effetto importante e strategico di una programmazione aziendale che invece verrebbe meno per tutta la seconda parte dell'anno. Perché anziché avere aziende che magari per aumentare la capacità produttiva iniziano innanzitutto a prendere nuovi ordini e a iniziare le pratiche e le valutazioni per essere pronti poi appena arrivano tutte le documentazioni e le asseverazioni, anziché assumere, anziché fare investimenti, si fermeranno semplicemente. E quindi poi io dico, non lamentiamoci se non facciamo crescita. La crescita si fa soprattutto con la capacità di programmazione. Perciò ritengo, continuo a insistere, ribadendo la mia posizione nei confronti del governo, che è ottima la presa di posizione, meno strategica di visione, lo spostamento di questa presa della realizzazione concreta di questa proroga solo a fine anno. Anche perché poi noi possiamo comunque fare uno spostamento prima dell'inizio della seconda parte dell'anno e poi correggerlo eventualmente a fine anno. Quindi si potrebbe comunque intervenire successivamente. Per quanto riguarda invece le semplificazioni, allora in questo momento so che al governo vari ministeri, il Ministero del MITE, della Transizione Ecologica, il Ministero dei Trasporti e della Pubblica Amministrazione, penso quindi anche con il coordinamento di Palazzo Chigi, stanno ragionando su alcune norme di semplificazione che da mettere nel decreto semplificazioni bis, che dovrebbe uscire a breve. Quindi ovviamente non posso anticipare perché non ho più il ruolo di sottosegretario, quindi non vedo, come vedevo prima, certe dinamiche, non le conosco più e quindi anche io da parlamentare della Commissione Attività Produttive poi le commenterò una volta che il Consiglio dei Ministri avrà approvato l'eventuale testo. Nel frattempo però la Camera, in particolare il Senato in questo momento, ma in coordinamento con la Camera, sta lavorando comunque alcune norme che ne sono state depositate. Io vi dico più o meno quelle che secondo me sono più strategiche in questo momento. Innanzitutto la conformità urbanistica, l'abbiamo detto. Allora io su questo ho questa posizione. Non ritengo che si debba fare una libera tutti, perché poi facciamo le cose fatte male. Cioè non deve essere il superbonus la scusa per permettere qualsiasi e sanare qualsiasi fuori le cose indipendentemente da qualsiasi abuso. L'altro giorno un condominio si lamentava perché la burocrazia era troppa e non riusciva a fare super bonus, poi ho verificato, aveva un piano in più che non risultava. Allora ci sono dei limiti che non si può, il buon senso va superato. Anzi, il super bonus per me deve essere l'occasione per sistemare alcune cose che in realtà oggi non sono conformi, perché tra l'altro ricordiamo che sono anche un ulteriore incasso per gli enti pubblici locali, perché comunque oggi per sanare si deve pagare, quindi abbiamo anche un'utilità per i comuni che non sono messi
che il Covid hanno comunque, hanno risentito anche del Covid e quindi sono in difficoltà nell'erogare i servizi. Detto questo, non trovo corretto di impedire, trovo corretto impedire, perché magari un condomino ha fatto una, ha chiuso un terrazzo in maniera abusiva, e impedire a tutto il resto del condominio di fare un intervento di riqualificazione completa e di efficientamento energetico che potrebbe comunque giovare all'intera collettività. Quindi va trovato il giusto mezzo e il giusto compromesso. Sono stati fatti alcuni emendamenti su questo che renderebbero molto più agevole e facile l'intervento, anche con degli piccoli abusi di questo tipo sulle facciate. Altro tema molto importante, secondo me, è centrale, perché poi il tema è anche che se io ho un piccolo abuso e voglio sanarlo, non mi risponde il comune. Quindi sarebbe molto importante rafforzare gli enti locali e i comuni nel poter dare questo servizio, cioè nel espletare le pratiche di sanatoria. Perché se le pratiche fossero espletate in tempi rapidissimi, molto rapidi, il problema non si porrebbe in molti casi. Quindi dovremmo prevedere, secondo me, un rafforzamento di quello che è stato già un fondo istituito qualche col governo Conte 2, però era effettivamente poco capiente, per un fondo per permettere ai comuni di assumere personale tecnico a tempo determinato, quindi giovani professionisti, magari o meno giovani, che possano espletare tutte le pratiche richieste per le sanatorie. Un altro problema sono gli edifici costruiti prima del 67, perché erano costruiti conformemente alle norme urbanistiche, più o meno non c'erano prima del 67, erano completamente quegli edifici costruiti prima della grande riforma urbanistica italiana. E quindi abbiamo, per esempio, al Senato è stato presentato un emendamento per dire che tutti gli edifici realizzati e conclusi prima del 67, non, a questi edifici non si richiede la conformità, perché non possono essere conformi, perché sono stati costruiti quando non c'era quelle norme. E infine, quel caso, secondo me, quei casi delle sanatorie per cui i cittadini hanno già chiesto la sanatoria, hanno già pagato, ma non hanno mai avuto una risposta dai comuni. Quindi sanatorie già, per cui sono state già fatte le pratiche, spedite le pratiche, sono state già pagate, ma non è stata data l'agibilità dal comune perché sappiamo che ci sono alcuni casi in cui gli enti locali sono faraginosi e non rispondono. Quindi anche in quel caso permettere la sanatoria. Dopodiché questo è il lavoro che stiamo facendo in Parlamento. Io auspico e ho proposto ai ministri recentemente di fare un tavolo di governo insieme ai parlamentari di maggioranza almeno per coordinarsi, perché le proposte di semplificazione stanno arrivando un po' da tutti i lati, quindi credo che anziché ogni forza politica, cioè evitare quel caos che deriverebbe da una rivendicazione di ogni forza politica dell'emendamento, che è un rilancio, un più uno continuamente, poi per fare le cose fatte male, sedesse un tavolo di maggioranza, governo, Parlamento, per individuare il punto di caduta in maniera costruttiva. E questo è quello che spero si possa fare nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Bene, grazie all'onorevole Fraccaro. Ovviamente tutti gli operatori confidano nella possibilità di portare a casa, oltre alla proroga, diciamo, le semplificazioni. Ho raccolto un'altra serie di domande, soprattutto provenienti dalle imprese di piccole e medie dimensioni, quindi mi rivolgerei al dottor Monosilio di ANCE, diciamo, per, come dire, alimentare il dibattito su questo tema. Tanti ospiti dicono la norma è una norma assolutamente molto bella e intelligente, però noi piccola impresa che proveniamo dai 10 anni di settore ovviamente con elevata problematicità, abbiamo fatica soprattutto nell'avvio dei cantieri per quanto riguarda la copertura finanziaria. Ecco, volevo sapere se questo, ne abbiamo 5 interventi simili, è un po' anche coerente con quello che ANCE vede tra i suoi associati, quindi da un osservatore assolutamente privilegiato. Assolutamente sì, l'avevo accennato
citato prima, la finanza per le imprese di costruzioni costituisce un grave fattore di rallentamento. Noi, consapevoli di questa difficoltà, ci siamo mossi per tempo, abbiamo sottoscritto accordi di collaborazione con le principali banche di livello nazionale, quindi Intesa, Unicredit, Monte dei Paschi, BPER, Credit Agricole, ne abbiamo uno in corso con BPM, per cercare di agevolare e facilitare questo rapporto banca-impresa. Naturalmente le banche procedono nelle consuete analisi della rischiosità di controparte, le imprese di costruzioni hanno marginalità molto basse, quindi delle fragilità finanziarie che appunto testimoniano la difficoltà degli ultimi anni. Questo non toglie che la capacità di cedere il credito rappresenti un notevole fattore di riduzione del rischio, perché è una controgaranzia sul credito che viene sostanzialmente a ridurre la rischiosità di controparte. Però di fatto nella ricerca che abbiamo fatto e di cui accennavo nel precedente intervento, sono moltissime le imprese che vanno avanti senza ricorrere alle banche. Ora, escludendo che sia un periodo di risorse floride, immagino che trovino altri finanziatori o delle difficoltà per arrivare almeno al primo SAL, per poi mettere a giro con l'incasso del credito fiscale la seconda parte della realizzazione. Però confermo assolutamente che le nostre imprese di costruzioni, Lancia Social, imprese magari un po' più strutturate, ma comunque sempre di imprese medio-piccole stiamo parlando, perché le grandi imprese non hanno interesse diretto su questo mercato. Le piccole e medie imprese del Lancia, che comunque nel settore sono già belle grandi, hanno comunque, molte di queste hanno quelle difficoltà che ricordavo. Però più che cercare di facilitare e accorciare i tempi della realizzazione e creare questi rapporti di vicinanza sia con le piattaforme sia con le banche, credo che sia difficile fare. Quando prima richiamavo la responsabilità delle banche come principali attori, vera innovazione del procedimento, mi riferivo proprio a questo. Probabilmente le banche dovrebbero, lo dico senza sottovalutare le difficoltà, però forse dovrebbero avere un po' più di coraggio nell'intervenire su questo mercato, che può essere veramente un elemento che riduce anche il rischio per le stesse erogazioni che le banche hanno nei confronti delle imprese del settore. Le imprese del settore sono mediamente molto indebitate nel panorama italiano, e dopo il 2020 lo sono ancora di più. Far creare le condizioni affinché queste imprese lavorino significa ridurre il rischio relativo delle stesse banche, quindi probabilmente con un approccio più deciso nei confronti del settore potrebbero trarne beneficio anche le banche. Grazie mille. Giro quindi un po' il tema anche al dottor Bonadonna, che rappresenta una delle banche italiane, uno dei player che si pone e si è posto come utilizzatore, acquirente finale dei crediti fiscali. E cioè la domanda mutuata dagli interventi precedenti è se la banca, diciamo magari studiando anche l'utilizzo di strumenti anche statali di garanzia, vede il 110 come un meccanismo per modificare almeno in parte l'analisi di merito creditizio, soprattutto evidentemente con riguardo ai cosiddetti prestiti ponte o bridge finance necessari all'avvio dei cantieri. Grazie. Certo, è un tema estremamente importante e delicato. È evidente che noi ci siamo mossi, come dicevamo prima, con dei prodotti dedicati, no? Io farei una distinzione. C'è effettivamente un approccio all'acquisto del credito d'imposta che sicuramente si differenzia molto da quelle che sono le valutazioni di merito creditizio usuali che noi siamo abituati ad utilizzare in banca. È evidente che per quel che riguarda, e viceversa, il bridge loan, è chiaro che comunque sia
una parte di valutazione di questo comunque rischio finanziario per forza di cose deve essere fatta. Sono d'accordo sul fatto che sia un mitigante importante prevedere che questi bridge loan siano costruiti già con l'impostazione della cessione futura del credito d'imposta, evidentemente, proprio per creare un mitigante, e così come con la partecipazione di enti di garanzia, di Confidi ad esempio. Noi abbiamo creato delle linee di fido specifiche. Noi abbiamo cercato di far cogliere questo spirito alle forme tecniche. Perché? Perché abbiamo, per quel che riguarda i finanziamenti ponte, abbiamo stabilito delle regole interne con delle linee dedicate che devono tenere conto di determinati requisiti, ma anche di questo aspetto mitigante, pur chiaramente imponendo una valutazione dell'azienda richiedente di carattere tecnico-qualitativo, anche perché evidentemente mettiamo sui libri un rischio finanziario e non potremmo fare diversamente. Però è chiaro che sia questo nei confronti delle piccole aziende, ma noi addirittura abbiamo fatto un prodotto anche per i privati che abbiano necessità sul conto corrente, no? Di dover anticipare dei pagamenti, e tutti questi prodotti fino ad arrivare proprio ai grandi anticipi sul contratto, cioè imprese un po' più strutturate, come vi dicevo, sono basati su elementi fondamentali, e cioè che prevedano già la cessione futura del credito d'imposta in modo da creare un collegamento tecnico, no, tra la parte finanziaria e quella autoliquidante, e la partecipazione molto spesso di enti di garanzia. Noi è vero, mentre invece, così chiudo il cerchio, come dicevo prima, la fase proprio di acquisto invece del vero e proprio credito d'imposta dal cassetto fiscale, in quel momento per noi è un rischio indiretto e non è un rischio diretto finanziario. Questo è molto importante. Devo dire, e questo lo fa in collaborazione anche con 2R Capital, che è la società che lavora con noi quando fronteggiamo grandi acquisti da grandi aggregatori, non è il caso specifico, ma voglio chiudere il quadro della mia presentazione. Secondo me, come banca, facciamo una cosa molto importante, e cioè noi rilasciamo un plafond che non è dedicato e dietro verifica di determinate situazioni progettuali. Una volta che noi rilasciamo la nostra lettera di impegno, la nostra lettera di impegno è un qualcosa che lega reciprocamente il cliente e noi fino a quelle somme, e che ci rende immediatamente disponibili all'acquisto di quei crediti d'imposta o di quei SAL senza nessuna distinzione di tipologia di credito, ma semplicemente dietro qualche veloce verifica a campione dei crediti sottostanti. Questo ci tengo a dirlo perché questa definizione a plafond ha un significato molto importante per i nostri clienti, perché di fatto li copre le spalle. Sanno che fino a quella concorrenza loro hanno un soggetto che gli compra il credito, sia che sia un 110, che sia un 50, che sia un 60, che sia riqualificazione, non ha importanza. Per noi l'importante è aver con loro costruito, insieme al partner che ho citato prima, un processo di comunicazione e una checklist di massima che ci permette di creare un dialogo continuo anche su piattaforme che porta all'immediato inserimento, all'inserimento più veloce possibile in piattaforma della cessione nei nostri confronti, nel nostro relativo acquisto. Però lasciatemi dire una cosa, io mi aspettavo assolutamente questa domanda, è logico. In tutti questi frangenti dove ci sono misure importanti, è chiaro che l'ultimo interlocutore, no, di finanziare diventa la banca e diventa il soggetto più tirato per la giacca. Però prima sono state dette cose molto importanti che io ribadisco: la necessità, per esempio, ultima cosa detta, di una semplificazione, la necessità di avere comunque più chiarimenti e più certezze rispetto al comportamento anche di agenzie delle entrate. Sono tutti elementi che, così come all'inizio, hanno rallentato e hanno tolto un po' confidenza, no, nel processo di concessione del credito, necessitano ancora di un passaggio fondamentale, secondo me. Così come ho detto prima con molta umiltà, noi dobbiamo sicuramente fare esperienza, no? E dobbiamo sicuramente capire quali sono, nell'ambito
appunto di tutti questi passaggi tecnici e delle richieste documentali veramente ingenti, quelle, lasciatemi dire in maniera molto semplice, che, a cui si potrebbe facilmente rinunciare. Però io credo, e qui mi collego ancora una volta a quello che è stato detto prima, questo è un momento di una grande cooperazione. È un momento di una grande cooperazione tra tutte le parti, in modo che tutti possano prendere assolutamente atto di quelle che sono le difficoltà di tutti i soggetti che intervengono sulla filiera, perché questa è una filiera di carattere tecnico, legale, finanziario, di capacità esecutiva. Per la prima volta noi ci troviamo, per esempio, a dover tener conto, abbiamo parlato di mitiganti sulle nostre concessioni di credito. Certo, però per quanto noi possiamo ritenere autoliquidato un credito, per quanto lo possiamo ritenere mitigato, la gestione del credito, è evidente che dobbiamo essere molto, molto, molto coscienti di quelle che sono le capacità realizzative dell'azienda che abbiamo sotto mano. Conoscere il rating qualitativo, tanto per capirci, che sono temi che più andiamo nel dettaglio e nelle imprese piccole, è evidente, rappresentano un tema in più di analisi o per un attimo più difficoltoso, soprattutto nel caso che non siano i nostri clienti. Perché è evidente che dove noi abbiamo relazione, abbiamo un rapporto diretto e un dialogo diretto, abbiamo assolutamente quella confidenza anche nel momento della delibera del ponte finanziario, che è dato dalla conoscenza dei soggetti. Questa però è una misura che ci mette a confronto con il mondo intero. Per cui quello che chiedo io è quello di non, dopo rallentamenti che possono essere venuti da tante altre parti del sistema, di non far ricadere solamente sulle banche la responsabilità e la responsabilizzazione di dare la risposta ultima. È un processo, abbiamo detto che è un processo composito, abbiamo detto parole benissimo, abbiamo parlato di cooperazione, abbiamo parlato di possibilità di coprire il rischio di credito, comunque sia questo venga rilevato, da una collaborazione di fondo di garanzia che possa sollevare qualche parte del normale processo di valutazione di un merito creditizio. Noi siamo, vi ho detto i numeri, credo che quindi che di aver già spiegato quanto siamo dentro questa misura. Vi ho citato prima numeri veramente molto importanti. Tenete presente che per accordi che abbiamo sottoscritto e per crediti, microcrediti che abbiamo caricato, siamo già a livelli decisamente molto, molto, molto importanti. Per cui ci riteniamo degli attori assolutamente, lasciatemi usare il termine zelante, ma certamente sentiamo anche noi il bisogno di questa unità di intenti, in modo da poter dare veramente il gusto definitivo a una misura che da temporanea deve diventare strutturale per il sistema finanziario industriale. Non so se ho risposto. Bene. No, ha risposto in maniera efficace, assolutamente la ringraziamo. Diciamo, avremo ancora tante domande da presentare agli ospiti, ma il tempo sta per scadere. Non so, Alexia, se avevi tu qualche, diciamo, ultima domanda, un po' tecnica magari. Dicevo prima che forse uno degli aspetti, parlando anche appunto dei controlli, dell'attività di controllo molto ampia che citava anche il dottor Bonadonna adesso, lato bancario, forse come dicevo prima, chiaramente quello che vediamo è un grande concern delle banche quando ricevono, acquistano questi crediti, perché poi andranno chiaramente a utilizzarli. Ed è chiaro che quando utilizzi dei crediti inesistenti, è chiaro che con tutte le normative penali applicabili in quel caso lì creano anche molta angoscia, no, al sistema bancario, ma anche perché, e non solo al sistema bancario. Ed è proprio questo che tante volte appunto si diceva prima, che sostanzialmente è vero che responsabile è chi ha il diritto alla detrazione, il committente che poi in primis risponde, come già è stato definito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare, in una delle sue circolari, la principale all'inizio. Ma è vero anche che forse appunto il timore di questa definizione di concorso nella violazione spaventa molto, perché chiaramente nel momento in cui ci sia c'è questo concorso, no, nella violazione, è chiaro che anche chi acquista il credito e poi lo utilizza
potrebbe essere poi dopo responsabile. Perciò forse, come dicevo prima, potrebbe essere valutato anche un chiarimento in tal senso di capire come definire questo ambito di applicazione, cosa si intende per concorso nella violazione, anche per avere poi dei comportamenti uniformi all'interno del mercato. Forse questo è un altro aspetto che andrebbe chiarito maggiormente. Assolutamente, diciamo, questo lo teniamo come tema aperto e magari poi lo approfondiremo nei webinar che seguiranno. E vediamo se avremo la fortuna anche di poter interagire direttamente con l'Agenzia delle Entrate e ovviamente con loro, diciamo, approfondire questi temi. Io direi che è stato un incontro veramente molto interessante, molto efficace, molto anche di prospettiva e di fiducia, di ottimismo, se possiamo utilizzare questo termine, nell'ambito di una normativa così articolata e così complicata. Io ringrazio tutti i partecipanti, che sono oltre 500, che hanno assistito al nostro webinar, e soprattutto gli ospiti, quindi anche a nome del nostro amministratore delegato Massimo Antonelli ringrazio l'onorevole Fraccaro, padre della norma e sicuramente soggetto che diciamo così porterà avanti in maniera assolutamente robusta le modifiche e diciamo l'attuazione pratica, il dottor Flavio Monosilio, direttore affari economici e finanze centro studi di ANCE, il dottor Giuseppe Di Raimondo, direttore generale casa e housing sociale regione Lombardia, il dottor Bonadonna, responsabile supply chain finance di Banco BPM, e Alexia Pinter, collega di studio legale tributario per Ernst & Young. Ringrazio ancora tutti e vi auguro buona prosecuzione di pomeriggio e soprattutto in bocca al lupo con l'ecobonus. Grazie.